Immagini da un massacro avvenuto 80 anni fa. Nessuno sapeva che della strage del monastero di Debre Libanos qualcuno avesse scattato delle foto. Nel maggio del 37 in Etiopia soldati italiani fucilano per rappresaglia 2000 persone inermi tra monaci e pellegrini ortodossi, 449 secondo il rapporto ufficiale. L'ordine del viceré Rodolfo Graziani, l'esecutore e il generale Pietro Maletti. TV 2000 ha dedicato un docufilm al massacro con documenti e testimonianze inedite. Ora per la prima volta possiamo mostrare anche l'immagine di quella strage, grazie a Luigi Panella, appassionato di storia del colonialismo italiano in Africa. Una strage per tanti anni dimenticata, di cui non si sospettava l'esistenza di fotografie o di immagini. Lei in realtà invece è in possesso di alcune straordinarie immagini che documentano questo massacro. C'era un ragazzo italiano che non aveva ancora compiuto 27 anni in quella piana dove furono fucilati i monaci. Si chiamava Virgilio Cozzani, era un tenente di complemento del 45esimo battaglione coloniale musulmano a cui Maletti diede l'incarico di eseguire le fucilazioni a Shunkurti. Questo è il luogo che viene citato nelle fotografie di Cozzani. Cozzani girava con una macchina fotografica e scattava fotografie, come tutti i ragazzi italiani in Etiopia in quel periodo, e fece anche fotografie quel giorno, il 20 maggio, il giorno prima della strage, e anche il 21 maggio, proprio a Shunkurti. Io ve ne mostro una che ho fatto ingrandire e che è questa. Questi sono i monaci che attendono di essere caricati sui camion che li avrebbero poi portati sul luogo delle fucilazioni. Nel retro della foto ci sono anche degli appunti. Nel retro della foto c'è anche una annotazione fatta da Cozzani, di pugno di Cozzani. Debre Libanos, Cascì prigionieri, i Cascì erano i preti copti, 20 maggio 37. E poi un'altra annotazione, il 21 maggio 37, Ciaone, questo Ciaone quasi irridente di questo ragazzo italiano, che nelle altre foto va a cavallo, sorride e che poi si rende protagonista di una strage terribile. Quasi anestetizzato dal male, possiamo dire. Sì, veramente l'impressione che viene è la banalità del male, cioè uno che ride e scherza e poi fa una strage e poi continua a ridere e a scherzare.